Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio provare un rituale che ho visto fare da Paul e Debbie. Sto parlando del rituale della televisione. Per chi non lo conoscesse, questo rituale, di origine spagnola se non erro, serve per conoscere la data della propria morte. Ok, voi direte, non è una bella cosa. Però sapete che io devo sempre provare, voglio sempre provare nuovi rituali, nuove esperienze, e quindi mi sto preparando psicologicamente per tornare in soffitta, allestire il tutto e provare anch'io a vedere se avrò dei risultati, se riuscirò anch'io a scattare qualche foto interessante come hanno fatto loro o vedere un po' cosa succede. Dai, sono carico, sono caldo, un po' spaventato, ma andiamo in soffitta e iniziamo a preparare tutto. Ok, ci siamo, sono in soffitta, ho già preparato alle mie spalle tutto l'occorrente, però ho voluto fare un esperimento. Come vedete ci sono due TV specchiate. Questo perché? Perché ho pensato, dato che quando ho fatto il rituale degli specchi ormai un anno fa, aveva funzionato questa cosa di mettere uno specchio davanti all'altro perché si creava un po' un portale. Ora, non so se è la stessa cosa anche con le televisioni, però ne avevo due a disposizione e ho detto perché non provare. Quindi devo accendere le due televisioni su un canale morto, spegnere la luce e chiedere se c'è qualcuno in questa stanza. Iniziamo. Se c'è qualcuno in questa stanza, si manifesti. Spero di non pentirmi come nell'ultimo rituale. Se c'è qualcuno in questa stanza, si manifesti. Sti rumori. Dai, fatevi avanti. Ricordiamo che questo rituale serve per conoscere la data della propria morte. Ora però bisogna vedere se sento qualcuno parlare. Intanto scatto un sacco di foto perché, visto che Paul e Debbie, ho fatto una foto veramente allucinante. Magari sono proprio in mezzo che interrompo il canale. Se c'è qualcuno, parli attraverso queste televisioni o si faccia vedere. Eppure non c'è un filo di vento, è perché le altre non si muovono. Sei qui? Ok, ora proviamo a switchare un po' il canale. Questo? No. Questo. Parlate? Giuro che se sento battere, vado fuori di testa. Si è spenta. Però c'era scritto che se la TV si spegneva, il rituale era finito. Però una è rimasta accesa. Ogni volta sembra che o non ci sia nessuno che parla, o non funziona il fatto di mettere la TV così.
Nel dubbio però le metto anche dritte. Adesso ho provato a mettere le televisioni così, vediamo se cambia qualcosa oppure no. Prima mi avete spento questa televisione. Ora, se c'è qualcuno in questa stanza, interagisca con le televisioni, faccia qualcosa, mi dia un segnale che sia qui. Voglio conoscere la data della mia morte. Sto continuando a scattare un sacco di foto, poi magari ve le metto in montaggio così mi date un modo a capire se ci può essere qualcosa oppure no. C'è qualcuno in questa stanza? Tra l'altro sta iniziando a fare più freddo e mi esce il fiato dalla bocca. Non so se è normale oppure no. Stai impazzendo? Stai impazzendo la TV? Anche questa! Anche questa! Guardate! Si cambia tutto, si sta cambiando tutto! Cosa cavolo sta succedendo? Cosa cavolo sta succedendo? Continua, continua, continua! Tutte e due! Sono impazzite tutte e due! Allora c'è qualcuno? Ditemi la data della mia morte! Voglio saperlo ora! Sta cambiando i canali! Sta cambiando i canali! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Si è fermata! Si è fermata e mi sembra che sia sul 22. Non lo so, visto con la coda dell'occhio. Anche questa, anche questa! No, raga! Ci sono fermato tutti e due sul 22! È la data della mia morte? Anni no, mi sono passati 22 anni. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? C'è stato un rumore. C'è stato un rumore. C'è qualcuno? C'è qualcuno in questa stanza? Si sono spente! Si sono spente le TV! Si sono spente le TV! Però mi ha detto il numero 22. Ora mi sta venendo in mente, che mi avete già detto sotto altri video, che i numeri doppi hanno sempre un significato. È uscito 22 e 22 su entrambe le televisioni. Fatemi guardare su internet. Cosa vuol dire? Pazzesco, pazzesco. Numeri doppi 22 e 22. Significato numero doppio 2222. La vita e l'amore ti sorridono. Quindi non era forse la data della mia morte? 22 è anche il giorno del mio compleanno. Non so se può c'entrare qualcosa. No raga, non riesco a capire. Per favore, scrivetemi nei commenti cosa, secondo voi cosa vogliono dire questi numeri, perché non so se intendere come 22, come 22 più 22 o 44, la somma. Però in teoria adesso il rituale è finito. Perché se si spegneva la TV, vabbè, in questo caso io ne ho due, quindi si sono spente entrambe. In teoria il rituale dicevano che era finito, bisognava accendere la luce e boom. Beh, per fortuna sto giro me ne vado a cuore leggero, perché so di averlo chiuso, non come l'altra volta. Non lo so, scrivetemi nei commenti per favore cosa ne pensate di questi numeri, perché non riesco a capire.
Però è stato figo questo rituale.